Buongiorno e bentornati sul mio canale dopo un paio di settimane di pausa. Sono passata dai 33 gradi della Liguria ai 16 della Baviera. Piove ovviamente e questo punto farà piacere a chi odia la Germania. Allora, nel video di oggi ho deciso di vedere con voi gli errori che sempre costantemente ci sono sui curriculum italiani. Perché, insomma, settembre si avvicina, è spesso un momento di ripartenza per cambiare vita, a volte anche lavorativa. Alcuni di voi mi hanno detto che stanno per partire, quindi in bocca al lupo, ma vediamo come si può già partire con un curriculum fatto bene. Prendete nota e controllate di non avere questi errori nel vostro curriculum. Punto 1, la foto. Il curriculum non è un profilo Tinder. Sembra logico, ma io ho visto foto selfie, foto allo specchio, foto col cappellino, con gli occhiali da sole, foto di questa parte del corpo senza testa, solamente delle tette. Dipende da cosa andate a fare di lavoro, però normalmente cercate di avere una foto professionale. Può essere anche una foto con il vostro abbigliamento da lavoro in alcuni casi, per esempio se fate il cuoco o l'infermiere, se si vede la giacca da cuoco o appunto il camice, normalmente va bene. Potete anche decidere di non mettere la foto sul curriculum. Io personalmente consiglio di metterla perché la persona che è dall'altra parte potrebbe essere scettica a non vedere nessuna foto. Comunque, se vi candidate tramite un'agenzia, normalmente loro passano i vostri dati alle aziende in maniera anonima e neutra, quindi non si sa se siete uomo o donna, diverso. Punto 2. L'indirizzo di casa. Non stiamo giocando a indovina chi, io non devo scoprire dove abiti. L'indirizzo di casa va messo sul curriculum perché anche lì non andate a fare un incontro con persone sconosciute, è una cosa di lavoro. Quindi la persona che potenzialmente vi va ad assumere deve vedere dove abitate, anche solo per sapere se non abitate troppo lontano da quell'ufficio, da quell'azienda. Terzo punto, il tipo di scrittura. Devo avere una scrittura unitaria per tutto il mio curriculum. Non posso iniziare a scrivere il curriculum in Times New Roman e poi a un certo punto diventa Calibri, poi diventa Lucida Handwriting. È un po' confuso, ok? Quindi cercate di avere un font unitario, di avere armonia nel tipo di scrittura. Andiamo avanti con il tema più discusso, i buchi nel curriculum. Può capitare a tutti di avere un periodo nella vita in cui si cerca la propria strada, quindi magari non si trova subito il lavoro, magari si tenta un lavoro e poi fa schifo e si cambia, e quindi magari c'è un anno, due anni, un periodo X in cui non c'è un qualcosa di ben definito da mettere sul curriculum. Nel passato era un no-go assoluto avere un buco nel curriculum, bruttissimo, guai. Al giorno d'oggi dipende, ci sono delle risorse umane che sono più moderne, più elastiche, che dicono non c'è problema, ma voi non lo sapete prima chi è la persona dall'altra parte che vi farà l'intervista. Quindi il mio consiglio sarebbe, quando avete dei buchi sul curriculum, di magari riempirli scrivendo qualcosa. Per esempio, quando io vado a fare le traduzioni e gli adattamenti dei curriculum di chi di voi me lo chiede, di solito chiedo cosa è successo in quel periodo lì che non c'è scritto niente, e magari la persona mi dice: guarda, in quel periodo lì io mi sono trasferito dal Sud America all'Italia, guarda, in quel periodo lì non era un momento semplice della mia vita, cercavo lavoro in Inghilterra. Benissimo, non c'è nessun problema. Cosa mettiamo? Diversi lavori in Inghilterra, per esempio, oppure periodo di trasferimento dal paese X al paese Y. Altro punto importante, i nomi delle scuole, delle università che avete frequentato. Tanti curriculum hanno la descrizione del titolo di studio, non so, ho studiato International Management a Milano. Milano è una città abbastanza grande. Dove hai studiato International Management? Qual era il titolo esatto poi della tua laurea? Ecco, questa cosa sarebbe bene metterla sul curriculum perché dà
comunque un'idea di precisione. Altro punto importante sono i nomi delle aziende per cui avete lavorato. Perlomeno le ultime aziende per cui avete lavorato, diciamo negli ultimi 5-10 anni, metteteli precisi. Non potete mettere "ho lavorato per Mario Rossi". Era Mario Rossi SRL, era Mario Rossi GmbH, perché su molti curriculum questa cosa vi assicuro che manca. E in questo modo la persona che riceverà il vostro curriculum, se è curiosa di sapere cosa produceva la Mario Rossi SRL, può andare a cercare online e vede che tipo di azienda era. E per concludere questo video vi voglio dare due consigli di cose da non fare se dovete preparare un curriculum per la Germania o comunque per l'estero. Allora, la prima cosa è evitare Google Translator, nel senso che potete usarlo per fare una traduzione grossolana generale del vostro curriculum, sì, ma se non avete nessuno che vi può controllare quel curriculum nella lingua che vi serve, evitate, perché c'è gente che mi ha mandato il curriculum con dei lavori che, tradotti da Google Translator, ovviamente in tedesco non avevano nessun senso. Quindi, se questa persona andava a candidarsi da un tedesco, quella posizione che c'era scritta sul suo curriculum era ignota ai più, perché non era un lavoro realmente esistente. E l'ultimo punto che io vi consiglierei di evitare è andare a spendere soldi in servizi random che trovate online di persone che vi dicono: basta che tu carichi il curriculum su questa pagina, costa solo 30 euro e senza nessun tipo di contatto con questa persona vi farà avere il curriculum entro 48 ore. Questa cosa è possibile solamente se voi avete un curriculum già perfetto in italiano o in inglese. Ma se avete uno degli errori che abbiamo nominato prima, il curriculum verrà fuori una schifezza. Avrete speso solo 30 euro, ma rischiate di avere un curriculum che non vi va a rappresentare in maniera positiva, rischiate di avere una cosa che è un casino. Quindi il servizio che normalmente faccio io, ma anche altre persone, quando traduciamo i curriculum, è di comunque avere sempre il contatto con la persona, perché io non potrei tradurre un curriculum e adattarlo per il mercato tedesco in maniera professionale se non chiedessi a quella persona che cos'è esattamente che facevi in quel lavoro lì. Perché a volte ci sono dei lavori molto specifici, lo spiegavo in una live, che in tedesco hanno bisogno di una o due righe di specificazione, perché magari in italiano è chiarissimo che cosa si faceva in quel tipo di lavoro lì, in tedesco no. Non vi dico che dovete per forza scegliere il mio di servizio di traduzione e adattamento dei curriculum. Vi dico solo: scegliete con criterio e se appunto vi ispira fiducia. Ragazzi, per il video di oggi è tutto. Spero che ne abbiate tratto qualcosa di utile. Se appunto vi serve aiuto per il vostro curriculum, sotto al video trovate il Google Form, potete contattarmi tranquillamente lì. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!